Giunpa Lahiri, scrittrice di lingua inglese e scrittrice di lingua italiana. Nata a Londra, famiglia di origine? Bengalesi. Bengalese. E crescendo, quali sono le lingue che hai parlato? Parlavo a casa con i miei genitori, con la mia famiglia, sempre in bengalese. E poi fuori casa in inglese. Ho studiato il francese per 5 anni, poi all'università ho studiato per 1 anno il russo, poi ho smesso e invece ho iniziato a studiare il latino e mi sono innamorata proprio. Cosa ti piaceva del latino? Tutto, cioè mi sembrava la lingua perfetta, mi piace tutta la letteratura. In qualche modo è in parte responsabile di questa tua scelta di affrontare l'italiano. No? Assolutamente. C'è un collegamento tra queste due, questa grande passione per il latino e poi una scelta determinata di intraprendere lo studio dell'italiano in maniera tale che ti permetta di fare il tuo lavoro, che è la scrittrice, anche in italiano. Sono andata per la prima volta in Italia, a Firenze, e avendo studiato il latino, certamente c'era già una base, diciamo, per cui ho riconosciuto qualcosa. Però all'inizio, per anni, studiavo con molta fatica l'italiano qua a New York, in America, semplicemente per avere una conversazione del genere. Tu parli di questo tuo rapporto con l'italiano come di una storia d'amore, in qualche modo. Sì. E, a un certo punto dici una storia d'amore non sempre corrisposta. Sì. Per cui questo tuo libro, che si potrebbe dire non fiction, in altre parole, è anche un romanzo, non nel senso che è finto, ma che racconta questa storia d'amore. Quando ho lasciato New York, 4 anni fa, cercavo altro, nel senso cercavo un altro approccio, un altro linguaggio, ma non necessariamente un'altra lingua per la mia scrittura, ecco, un altro stile, un altro approccio, perché pensavo di aver raggiunto in qualche modo un traguardo. E comunque volevo aprire un'altra porta. Ed è stato molto, come dire, fortuito questo arrivo a Roma. E una settimana dopo, stranamente, senza pensarci, ho iniziato a scrivere in italiano, che ovviamente non scrivo in un italiano prevedibile, no? Cioè, c'è un altro sapore, oppure una mancanza di sapore, cioè, non so, però è un italiano, è una costruzione, perché è una lingua imparata che imparo da adulta, faccio sempre uno sforzo, mi manca la dimestichezza, si dice, mi manca questa cosa fondamentale. Per me la cosa più importante è sentirmi libera, ispirata, e l'italiano è il mio rapporto con la lingua, con la letteratura e ormai con il paese, con la cultura, con la gente, cioè è un'esperienza totalizzante per me e mi trovo felice. Questo è fondamentale. Esprimi un concetto molto importante in questa tua storia d'amore con l'italiano, che tu dici non sempre corrisposta da parte dell'italiano, e dici che è un'esperienza che ti ha dato grande felicità e anche momenti di angoscia. Certo, perché da un lato mi trovo bene, mi sento a casa, per quanto sia strano, inspiegabile, mi sento a casa in italiano, in Italia, ok? Però mi rendo conto sempre
di questo confine tra me e la lingua soprattutto. No, non so, non, cioè, perché la lingua per me è tutto, la lingua è la cultura, la lingua è ovviamente la letteratura, la gente, il paese, gli alberi, tutto. Cioè, la lingua per me rappresenta tutto, perché è la cosa più profonda che ci sia, no? Ogni lingua è un mondo intero, un universo, un oceano senza fine, senza fondo. Quindi bisogna superare un confine ogni volta che mi trovo, che mi esprimo in italiano, che, soprattutto quando scrivo in italiano. Cioè, cosa vuol dire essere un artista? Veramente bisogna non ascoltare quelle voci, bisogna seguire la propria strada, fare il proprio cammino senza fermarsi, qualunque strada sia, in italiano, in inglese, ma anche perché l'identità, cioè i primi 4 libri che ho scritto in inglese parlano molto di questo tema, il tema proprio dell'identità, un'identità specifica. In italiano faccio questo salto radicale, un salto linguistico. C'è una lingua in prestito, per cui procedo diversamente, con questo rapporto più delicato, ma anche sfrontato, no? È un passo molto sfrontato. E faccio tanti errori, e devo, no, tornare sempre al dizionario, e questo sforzo continuo, crescente anche nel mio caso. Perché, e lì arriva l'angoscia, più, no? Sì, qui questa è l'angoscia. Poi c'è anche l'angoscia di non appartenere fino in fondo, perché all'inglese, diciamo, non ci appartengo dal punto di vista emotivo, perché non è la lingua della mia famiglia e non è la lingua in cui ero amata, no, all'inizio. Cioè, adesso sì, io sono sposata, parlo in inglese con i miei figli, per cui l'inglese è diventato anche una lingua, no, d'affetto, domestica, della famiglia, eccetera, eccetera. Però all'inizio no. Per cui, no, quando, per esempio, quando è nato mio figlio, 14 anni fa quasi, quando l'ho visto per la prima volta, cioè, gli parlavo in bengalese, cioè non mi venivano le parole in inglese, capito? Adesso sì, ogni lingua che conosco resta una lingua straniera. Nel bengalese che cosa ti mancava per sentirla completamente tua? Ma non so leggere in bengalese, questo è per me fondamentale, perché sono, soprattutto sono una lettrice, cioè questa è la mia identità, e quindi il rapporto con l'inglese è molto forte, inutile dire, soprattutto perché ho imparato a leggere in inglese. E siccome non so leggere in bengalese, è una grande frustrazione, è una vergogna quasi, e mi dispiace, però questa è la situazione. Ogni tanto mia madre mi legge una poesia, un racconto in bengalese, e riesco a seguire il testo, però senza quel contatto che mi piace, per cui vivo praticamente. Invece in italiano ormai ho anche questo rapporto, è un rapporto, il rapporto più profondo, no? Perché io potrei tranquillamente, no, rinchiudermi in questa stanza per 10 anni, no? Per frugare tra questi libri. E questa è per me la definizione della pura felicità. Quello che sento, quello che ho scoperto, ho trovato, quello che mi ha regalato, diciamo, l'Italia, l'italiano, l'Italia attraverso l'italiano,
è una vita in più ed è una cosa straordinaria, travolgente, e ne sono talmente grata che mi mancano proprio le parole, perché non mi aspettavo un'accoglienza così, così genuina, così sincera, così calorosa. È un privilegio enorme poter sperimentare in questo modo, per esprimermi in un altro modo, con altre parole, per avere un'altra visione, un altro punto di vista. Ecco quello che mi ha regalato l'italiano, un altro punto di vista come persona e anche adesso come scrittrice. E questo è un regalo per sempre, no? Ti giungo ai tuoi lettori americani preoccupati di averti perso. Ti hanno perso o ti ritrovano in un altro modo? Ma è vero, da un lato sono diversa, nel senso sono più, certamente sono più felice dopo aver fatto questo salto, però mi sento e lo sono la stessa persona e anche la stessa scrittrice. Ci sono tante strade diverse, no? Potrei tradurre a un certo punto quello che scrivo in italiano, io, anziché, no, chiedere a qualcun altro, come ho fatto in questo libro, perché non mi sentivo pronta. Temevo di scrivere un altro libro, di migliorare troppo il mio italiano, molto più semplice rispetto alla mia scrittura ovviamente in inglese. Temevo soprattutto di allontanarmi dall'italiano. La distanza mi fa paura. La distanza per forza tra me e l'italiano mi inquieta. Però la distanza c'è e bisogna anche rispettare la distanza e bisogna giocare con la distanza. Però la pancia mi dice: ma questa distanza è troppo, mi angoscia troppo, voglio annientare questa distanza, però non è possibile. Quindi più vado avanti, più cerco di tranquillizzarmi e apprezzare anche i vantaggi. Permettimi di correggerti, ma tu questa distanza l'hai colmata per tanti aspetti e l'hai colmata in una maniera che non è soltanto formale, artistica, ma l'hai colmata con dei pezzi di cuore e del sangue che si sente che ci sono in questa scelta che hai fatto di abbracciare in qualche modo un'identità che dici non è completamente mia, ma che ho adottato. E di questo, da italiano e con tutti gli italiani, ti siamo e ti saremo sempre veramente molto grati. Ti ringrazio, Stefano. Grazie.